Veneto. Grazie Caterina. Ma queste due telefonate, questa della signora E e del quella di signore di prima, prima, che tra di l'altro Italo. immeritatamente mi hanno fatto degli elogi, almeno il signor Italo, che non conosco. Il problema è, parlano della stessa questione. Da un lato il signor Italo dice: io sono stato un nazionalista, quindi era amico di Cesaro più che amico Sì, mio e l'ho probabilmente, anche ma forse lo votato. siamo stati tutti in un certo Sì. momento, perché nessuno ha avversità. E io vorrei farla come premessa, e qualcuno si sconvolge quando me lo sente dire. Io sono, ormai lo sanno tutti da tempo, anzi ormai da oltre 20 anni, per l'autodeterminazione, che è una cosa che viene prima dell'indipendenza, cioè la possibilità di dare ai cittadini l'opportunità di dire se vogliono o meno che il Veneto, nel caso specifico, rimanga aggregato all'Italia, come ha fatto mio bisnonno. Pensate, il 22 ottobre 1866 mio bisnonno ha potuto dire, nel modo in cui l'ha detto, sì, mi aggrego come cittadino veneto, come popolo veneto, al popolo italiano ed è diventato parte del Regno Sabaudo. Io oggi, a distanza di 3 generazioni, secondo Renzi, che farà votare una riforma costituzionale incredibile a ottobre, se passa, e passerà ovviamente, non posso votare sull'autodeterminazione del Veneto. Quindi io chiedo, faccio una proposta, e chiedo scusa ai due ascoltatori che non ho ancora risposto, faccio una proposta. Qualcuno in regione, se non dorme, se ha a cuore la sorte del Veneto, se crede alla libertà, prima ancora che all'indipendenza, lanci l'idea a Renzi, votiamo quando ci sarà il voto per la riforma della Costituzione anche sull'autodeterminazione del Veneto, che già, era già una legge che il Ma governo perché non ha vogliono? impugnato, il Non governo vogliono. Renzi, questo ragazzino che ci impedisce di esercitare i diritti fondamentali, di dire la nostra opinione. Non altre cose, dire la nostra opinione su un tema importante. Ci faccia votare, faccia in modo che a ottobre si voti anche una legge sul diritto di autodeterminazione del Veneto. Ciò detto, l'amico che diceva, la signora osserva ed ha ragione, ma non è solo caso quello dell'agricoltura, tema per Costituzione che sarebbe di I competenza, viticoltori. sì, ma dell'agricoltura. Si chiama agroalimentare, si chiamava Ministero dell'Agricoltura e Foreste, l'hanno diventato, fatto, hanno cambiato nome, hanno ignorato un referendum che aveva detto che quella materia era di competenza delle regioni e l'hanno fatto diventare agroalimentare. Questa e tante altre materie sulle quali ci siamo pronunciati, hanno ignorato la nostra pronuncia di cittadini, hanno fatto quel che hanno voluto. Stanno in modo illiberale, irresponsabile, accentrando, concentrando a Roma dei poteri uno Stato che non è in grado di esercitare neanche già quelli che ha. No, mi faccia rispondere. Il problema qual è? Quello del federalismo. Il federalismo in Italia, caro amico Italo, Nomen omen. è impossibile da realizzarsi, lo dimostra prima di tutto perché c'è un fatto storico universalmente noto: non c'è mai stato al mondo un caso in cui uno Stato centrale sia diventato uno Stato federale. Non esiste, e semmai federalismo una prospettiva di cambiamento che parte da situazioni diverse, cioè Stati indipendenti e sovrani che aggregano, si uniscono, diventano federali, si federano appunto, creano un'entità superiore che è lo Stato federale e mantengono a loro le altre competenze. Il federalismo, e chiudo, per dare un senso alla mia argomentazione, è una possibilità solo eventualmente nell'ambito dell'Europa dei popoli, non dell'Europa di questi stati fallimentari. È come fallimentare l'Italia, è fallimentare la Spagna, è Sì, fallimentare la sì, sì. Francia, l'abbiamo visto, è fallimentare la Germania. La Germania. Sono fallimentari praticamente tutti, perché è il sistema che non funziona più, è il meccanismo, non c'è più collegamento tra il cittadino e le istituzioni, non c'è più una rappresentanza adeguata di quelli che sono i nostri interessi. Sono le lobby che comandano, non comandano più i cittadini. Telefonata, pronto.